Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati sul canale. Allora, prima di partire ragazzi, classico invito ad iscrivervi, sotto c'è il pulsante, commentate, like e condividete. Allora ragazzi, oggi volevo parlare del tanto discusso in questi giorni, caso Juve-Napoli, della partita che non si è giocata domenica scorsa per i casi di positività nel Napoli, che non è potuto partire per la trasferta. Ora io non vi sarò ovviamente ragazzi a spiegare tutta la vicenda, perché l'avrete sicuramente già sentito parlare sia su internet che alla radio e tutto quanto. Io ragazzi volevo semplicemente dire la mia su questo fatto ragazzi, di questa partita che non si è giocata, e dire e sottolineare che secondo me ragazzi qui siamo alla follia per questi grossi club di Serie A. Ragazzi, qui veramente questa Serie A veramente è sulla via del non ritorno ragazzi, perché qui veramente si pensa solo e soltanto al dio denaro ragazzi. Questo è l'unico interesse di questi grossi club, che ragazzi anche in periodo appunto di pandemia appunto preferiscono favorire i loro interessi più che ragazzi avere un briciolo di buon senso e prendere appunto le decisioni migliori per tutto, o almeno ragazzi delle decisioni che gli farebbero un minimo onore secondo me, senza sperare in altro, ma almeno insomma un briciolo di buon senso, ecco, qui ci vorrebbe ragazzi. Cioè, io dico soltanto, allora c'è una squadra che non è, cioè, che non è potuta partire per la trasferta perché appunto sono stati trovati positivi dei giocatori, ma qui ragazzi il buon senso in questi casi cosa si dice? Bene, ok, facciamo un comunicato alla Lega dove diciamo, dove chiediamo appunto di rinviare la partita, di spostarla a data da destinarsi in modo che possiamo giocarci la partita sul campo senza problemi, senza tante discussioni, senza complotti, senza niente. Prendiamo una nuova data e ci giochiamo la partita e vediamo quello che succede sul campo. Invece no, si preferisce andare a favorire i propri interessi. E quali sono i propri interessi? Quelli soltanto di prendersi i 3 punti, ragazzi. Il resto a queste grosse società non importa, non importa, importa soltanto fare i propri interessi e basta e stop. E queste cose, ragazzi, cosa fanno? Fanno il gioco dei giornali, fanno il gioco delle televisioni, che su queste cose qui ci marciano. Io non... tipo 3-4 giorni che sento soltanto parlare ragazzi di questo Juve-Napoli, per il resto niente. Questa cosa è passata sopra anche al calciomercato ragazzi, cioè si è data più visibilità a questo fatto che al calciomercato. Poi non parliamo del calciomercato di Serie B, vero che veramente lì si sono spese due parole, punto e basta, e qui si ritorna appunto sul fatto che il campionato di Serie B è considerato un campionato veramente di Serie B da tutti, e questa secondo me è un'altra cosa senza senso. Quindi ragazzi, o niente, penso che qui veramente sarebbe il caso che in Serie A, e non parlo nello specifico appunto della Juventus, del Napoli, qui non c'entra niente, io parlo in generale, nello specifico bisognerebbe imparare ad usare un po' più il buon senso e pensare meno agli interessi personali, ecco, tutto qui. Quindi niente, voi ragazzi però fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo fatto, di quello che potrà essere la decisione secondo voi del giudice sportivo, se per voi appunto è stato giusto così, se la partita appunto doveva semplicemente essere rinviata, e fatemelo appunto sapere sotto nei commenti. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi, like, commentate, condividete, un saluto a tutti, ciao!